Ciao a tutti, eccoci qua. Allora, bentornati in questo nuovo video. Sarà una recensione di un film che ho appena visto al cinema. Il film è di Ty West ed è Maxine. Allora, Maxine è praticamente il sequel di X, A Sexy Horror Story e di Feral. Quindi questo Maxine è il terzo capitolo e parla appunto della nostra protagonista di Maxine, che appunto vuole diventare una star. Lei lavora già nel mondo del porno, anzi vuole diventare prima una star nel mondo del porno e poi piano piano lei vorrà diventare anche una star del cinema normale. E lei appunto verrà poi presa in un film, però nel frattempo ci sarà un assassino, un serial killer che la segue. E quindi poi vabbè, non vi dico altro perché comunque è un film tutto da vedere. A me è piaciuto molto per come è stato girato. Ty West anche qua ha fatto un lavoro eccezionale, già l'aveva fatto con Piral e con X A Sexy Horror Story, però qua ancora una volta con queste inquadrature che appunto prima sono quasi adesso non mi ricordo il termine, il 9. 9, 6, 6, non mi ricordo più, comunque a forma rettangolare, poi piano piano lo schermo si apre e diventa appunto uno schermo a 16 noni. Ma anche questo misto tra immagini che sembrano reali e immagini non reali, appunto, cioè immagini appunto cinematografiche, quindi veramente un bel montaggio anche questo. E poi, come appunto ha diretto la nostra Mia Goth, che interpreta Maxine, il personaggio di Maxine è fantastico. Già l'avevamo visto in X, A Sexy Horror Story, però qua prende ancora più potenza e diventa veramente un personaggio magnifico. Veramente, è spettacolare. Il film è un thriller barra horror, all'inizio non sembra quasi una commedia, poi piano piano quando inizia questo assassino a uccidere le sue vittime, allora prende la forma dell'horror e in parte mi ha ricordato anche Lo Squartatore di New York di Michele Soavi, che appunto era proprio la forma dell'assassino, era quella, un cappotto nero, impermeabile. Guanti neri, cappello, non si vedeva mai il volto, però ecco, questo assassino, beh, a differenza di quello dello Squartatore di New York, non parlava mai, mentre quello dello Squartatore di New York aveva, quando telefonava, aveva la voce da Paperino, e quindi solo questa, però l'aspetto fisico è praticamente uguale e quindi mi ha ricordato in parte quello. E c'è un po' di Michele Soavi, c'è un po' del thriller horror anni 80, c'è quell'impronta di West, l'ha voluto dare in questo Maxine. Ripeto, è un personaggio fantastico, è un fortissimo, è comico, è spietato, è veramente è tutto. È anche cattivo, quindi ha tutte le caratteristiche possibili e immaginali. Quindi, e poi vabbè, la fotografia è fantastica, l'ha fatto bene, anche la regia, veramente è fatto tutto bene. Un thriller horror fatto coi fiocchi. Non è un capolavoro, non voglio dire che è un capolavoro, perché capolavori sono altri, però è veramente un bellissimo film, un film veramente fatto bene, un bel
capitolo successivo, un bel sequel, un sequel di quelli che veramente sono fatti bene, che magari sono come posso dire, al livello del loro primo capitolo. Già con Firal si vedeva che era già alto il grado, ma con questo ancora di più. Quindi veramente è fantastico questo film, un film che purtroppo non sta facendo grandissimo successo, e questo è il punto forse più dolente, che non sta facendo grande successo, è praticamente quasi sotterrato dai Minions, perché comunque cattivissimo me, stanno andando tutti a vederlo. Quindi questo è lasciato un po' da parte. Poi adesso è uscito anche il Corvo, quindi il Corvo, anche quello che ha visto il film, che ha visto i primi film e si è interessato, va a rivedere anche questo remake. Però questo assolutamente, secondo me, non è da sottovalutare. È un film, se siete amanti dell'horror, se siete amanti del thriller, andate a vederlo assolutamente, perché veramente vi piacerà. Ah, e poi appunto è veramente fatto da un regista che sa fare il suo mestiere, e poi interpretato da una grande attrice, veramente una ragazza giovane, però ha fatto un'interpretazione veramente magnifica. Forse neanche le più grandi attrici hanno fatto un'interpretazione così magnifica come quella di Mia Goth, che appunto interpreta Maxine. Veramente, veramente fantastica. E che dire, è assolutamente da vedere. Poi, insomma, è un film che appunto ti prende dall'inizio alla fine. Ha questa appunto fotografia anche molto, ripeto, molto, sia colori che momenti bui sono fatti bene, sia i momenti bui che i momenti con la luce. Quindi magari può sembrare un po' scuro, ma invece allora tutte le volte che appunto hanno una fotografia buia io ho paura, perché a volte non si capisce con la fotografia scura, se è troppo scura non vedi nulla, e quindi io ho sempre questo terrore. Invece con questa fotografia si riusciva a vedere tutto, anche i momenti bui, ripeto. E poi è un thriller che riesce a prenderti dall'inizio alla fine, veramente fantastico. Quindi che dire, Maxine di Ty West, veramente un film fatto coi fiocchi. Andate a vederlo, ok? Noi invece ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.